Il TG Tour su Teleregione al canale 111 del Digitale Terrestre. Amici carissimi, sono oggi col Simone Spiga nazionale. Buongiorno Simone, a tutti, buongiorno. Soddisfatto ovviamente per il risultato del raggiunto quorum della consulta, diciamo così, sarda. In questi giorni, come abbiamo potuto vedere, dovete aspettarci per 20 secondi, ma vi anticipo già che avremo un servizio dedicato al Fiocco Verde, che trattasi di... Agenzia delle Entrate Sarda, una raccolta di firme per una proposta di legge regionale. Perfetto, e poi abbiamo uno spaccato della rivoluzione sarda che del 1700, ma aspettate 20 secondi soltanto, a fra poco. Pubblicità, 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 fufu! Ciao, sono Tont, James Tont, missione cervellone. Gioca anche tu al nuovo quiz game interattivo multimediale. Giù, vinco io. Sano, allenamente! Allenamente! Che bello! Vado subito a giocare! Cervellone Quiz Game, il tuo sano allenamente. Allenamente, l'hai capita? Allenamente, perché allena la mente. È facile, no? Paolo Rocca in concerto. Il sogno si veste di veri. Riparte alla grande il tour sardo del cantante più quotato del momento. Paolo Rocca, un viaggio nella melodia e nel romanticismo. Seguilo in tutte le piazze del suo tour. Di rientro, caro Simone, vado subito a leggere quello che succede nel mondo e in Italia, ma soprattutto anche in Sardegna. Corriere della Sera, sondaggi, Orlando in testa a Palermo, Tosi avanti a Verona, Doria a Genova. Una, diciamo così, una cartina di tornasole importantissima, soprattutto per i sindaci, perché tutti quanti sembrano in fibrillazione per i risultati politici di questa amministrativa. Tenendo presente che un ritorno alla politica dopo il governo Monti, dopo mesi e mesi di ruolo dei tecnici, per cui questo è il primo dato elettorale importante che riguarda i nostri partiti politici. E qualcuno ieri su Facebook stava un pochino, per così dire, spagheggiando intorno a mezzogiorno perché i nostri risultati referendari non avevano ancora raggiunto il quorum, o comunque non se ne sapeva notizia perché a mezzogiorno i dati regionali non c'erano ancora. Oggi invece il giornale titola ovviamente referendum anticasta, arriva il primo successo, superato il quorum. Insomma, il polso della situazione. Il polso della situazione è che i referendari hanno raccolto il 35,50% dei partecipanti, quindi superato il quorum di 2,5 punti abbondantemente. Un segnale importante è quello dei sardi. Nonostante la disinformazione di quasi tutti i media, tranne Teleregione e TG Tour, che comunque hanno sempre informato... Sempre in prima linea. E non c'è dubbio. Mentre invece nel resto del mondo, soprattutto in Francia, qualcosa di certo c'è. Eh sì. C'è che Sarkozy passa il testimone ad Hollande, che ha vinto, anzi ha stravinto su Sarkozy. Sarkozy si è complimentato, bisogna dire la sincerità. Una svolta a sinistra della Francia molto, molto importante. Molto importante, infatti dice: finita l'era Sarkozy, la Francia a sinistra, Hollande presidente, festa alla Bastiglia. E la nostra invece Merkel cosa si aspetterà adesso da questo francese nuovo? Sicuramente cambieranno anche i rapporti tra Germania e Francia, questo senza ombra di dubbio, anche perché Hollande ha già dichiarato che vuole ridiscutere buona parte del rapporto che c'è con la Francia e anche della BCE, della Banca Europea. Quindi, e in questa formula, diciamo così, toccata e fuga del nostro TG Tour sul canale 111 della Digitale Terrestre e Teleregione, ricordate, siamo qui per lanciarvi due servizi consecutivi. Questa nuova formula sta avendo successo, sì. Due servizi tutti d'un fiatto. Allora, vediamo subito il servizio del Fiocco Verde e successivamente invece quello della Rivoluzione Sarda. Con noi Francisco Sedda,
storico leader indipendentista, è qui per parlare di un'iniziativa, che è l'iniziativa del Fiocco Verde. Spieghiamola esattamente ai nostri ascoltatori. Sì, il Fiocco Verde è un comitato trasversale di cittadini, di cui fanno parte indipendentisti, ma anche persone che indipendentiste non sono, che si è riunito con un obiettivo concreto, quello di creare un'unità dei sardi attorno a una proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione dell'Agenzia Sarda delle Entrate, cioè l'applicazione dell'articolo 9 dello Statuto che dà ai sardi il potere di riscuotere i propri tributi, cioè le tasse che ogni anno paghiamo in Sardegna. Il nostro ragionamento è semplice: nessuno di noi farebbe incassare il proprio stipendio dall'amministratore di condominio dicendogli tieniti le spese condominiali e rendici il resto, perché le spese condominiali sono una parte minima, in questo caso nella nostra metafora sarebbero il 10% dei nostri soldi. Allora noi diciamo: incassiamo noi 100 e se dobbiamo mandare qualcosa, questi 10 allo Stato, li mandiamo noi, anche per riuscire nuovamente ad avere il controllo sulle nostre risorse. Tra le altre cose, un dibattito sempre aperto nella politica sarda, quello della vertenza col governo nazionale proprio sulle entrate. Oltre alla questione Agenzia delle Entrate Sarda, state rivendicando con forza anche il fatto che lo Stato italiano deve restituire delle somme ingenti alla Sardegna. Esattamente, questo è il primo modo intanto per salvare, io dico, diciamo, mettere al sicuro il futuro, nel senso che dall'anno prossimo questa situazione umiliante, una vera e propria presa in giro che ci vede ogni volta andare a Roma a chiedere quello che è già nostro, perché qui stiamo parlando di soldi che sono già dei sardi, viene finalmente, diciamo così, a concludersi. Non dovremo più fare viaggi estenuanti, anzi io dico prendiamo il coltello dalla parte del manico e saranno magari loro a dover venire a richiederci quella parte che noi gli dobbiamo mandare, anche perché in effetti se ci pensiamo bene, una volta che noi incassiamo 100 potremmo dire: senti, questi 10 che ti dovremmo mandare al momento non te li mandiamo perché tu hai 10 miliardi accumulati di soldi che non ci devi. Dunque noi stiamo anche rimettendo la politica nella condizione di avere strumenti di sovranità, di potere per difendere i diritti dei sardi, che ovviamente una volta che tu mandi i soldi via non hai più, perché poi l'unica cosa che ti rimane da fare è chiederli. E poi abbiamo finalmente strumenti certi per costruire delle finanziarie serie. Oggi sappiamo che il bilancio viene fatto iscrivendo somme che poi non vengono restituite, e questo a livello di gestione della sanità, dei servizi, dei trasporti, dell'aiuto alle imprese, alle famiglie, è, diciamo così, un modo, diciamo, dannosissimo, un modo gravissimo di gestire la situazione sociale che già è, voglio dire, è la disperazione. Ti chiedo a che punto è la raccolta di firme, quante firme avete già raccolto e qual è l'obiettivo? Allora, le firme, la raccolta sta andando benissimo e soprattutto noi siamo contentissimi perché siamo partiti veramente in pochi come nucleo di cittadini e la rete si è espansa in maniera veramente a tutta la Sardegna. Io credo, non voglio dare, diciamo, già cifre, io credo che noi raggiungeremo la cifra che sono le 15.000 firme che servono, e invito tutti i sardi a sostenere, a firmare, a prendere i fogli e attivarsi. Ovviamente sappiamo benissimo che più firme si prendono e più sarà, diciamo, forte il messaggio che noi mandiamo alla classe politica, da cui ci aspettiamo poi, diciamo, che non metta la testa sotto la sabbia ma che finalmente si faccia carico di questa volontà del popolo sardo. E poi stiamo anche dicendo ai sardi, anche agli amministratori, perché no, vogliamo proporre un modello di buona politica, non vogliamo semplicemente diciamo estraniarci, anzi vogliamo portare il nostro contributo. Stiamo proponendo un ordine del giorno di sostegno al Fiocco Verde, agli amministratori comunali e provinciali, in cui tra l'altro si dice che con questi soldi e con l'attivazione dell'Agenzia Sarda delle Entrate noi possiamo deviare quei 4 miliardi che le nostre imprese devono allo Stato verso l'Agenzia Sarda delle Entrate, che li riscuoterà con i suoi metodi, i suoi modi molto più tranquilli, molto più, diciamo così, portati a tutelare il nostro sistema produttivo. Perché? Perché loro ce ne devono 11. Noi ne dobbiamo loro 4, loro ce ne devono 11. Se facciamo il conto, a loro ne devono ancora 7. Visto che il nostro telegiornale è un telegiornale che sta dalla parte dei sardi, io ho firmato la petizione, a questo punto anch'io mi metto il Fiocco Verde. Benissimo. Grazie Francisco di essere stato con noi. Grazie. Con noi Ornella De Muro, siamo qui in occasione di questo importante convegno. Si chiama Le donne nella rivoluzione sarda. Cosa ci puoi dire di più? Ma allora, questo è un convegno organizzato e promosso dall'associazione FEZ, Feminas de Sardegna, un'associazione abbastanza recente, formato prevalentemente da donne, ma anche chiaramente da qualche uomo, che vuole in qualche modo fare il punto su le questioni di genere, le questioni femminili, ma non trascurando la storia, la cultura, la storia proprio delle donne, ma anche gli aspetti, che ne so, dell'economia, della scienza, che sempre comunque ci interessano, ma in qualche modo non riusciamo a farle proprie come nostri argomenti di discussione. In questo caso abbiamo stabilito, ci siamo rese conto che rispetto all'Europa mancava un'analisi dell'apporto che le donne avevano dato
andato durante le famose rivoluzioni, dalla rivoluzione francese sino a quelle altre, alle altre giacobine, insomma, in tutta Europa. E insomma, diciamo che siamo anche rimaste un po' sorprese nello scoprire amaramente che non esiste a tutt'oggi una ricerca che ha fatto il punto sull'apporto delle donne rispetto alla rivoluzione sarda. Quindi stiamo parlando, teniamo conto, del 1793-1796, un triennio che tra l'altro precede le rivoluzioni giacobine italiane. Questo da una parte, insomma, chiaramente i nostri relatori ce l'hanno già anticipato, è amaro constatarlo, però nello stesso tempo per noi invece come associazione significa porre un primo mattone e anche uno stimolo affinché la ricerca porti invece così quelli che sono secondo noi gli ovvi risultati, e cioè che un apporto delle donne in quel frangente particolare della storia dell'uomo e quindi della donna ci sia stato. Nel tuo piccolo, secondo te quali passi avanti ha fatto una donna? Si è lottato tanto, deve fare ancora altri passi avanti per non essere discriminata? Beh, diciamo che quello che noi vogliamo fare attraverso l'associazione è partire da cose molto semplici, come per esempio prendere costantemente la parola e parlare in pubblico. È una cosa così molto banale, ma non scontata. È interessante per esempio scoprire che proprio in quel triennio in Europa le donne prendono la parola in pubblico per la prima volta proprio in quegli anni, quindi sono giusto passati 200 anni. Partendo proprio dal fatto che questa non è altro che un'intervista televisiva, io ti chiedo il ruolo della donna nella TV. Spesso ci sono tante donne che alla fine fanno la parte delle vallette, fanno anche la parte delle donne un po' che è poco si vede la loro intelligenza, oppure non arrivano in TV delle donne che sono davvero intelligenti, o ne arrivano troppo poche. Cosa dobbiamo fare per superare, insomma, per fare questo piccolo passo? Beh, sicuramente questo accade perché la TV è raccontata dagli uomini, non è una TV raccontata dalle donne. Sono certa che se ci fossero le donne a raccontare, quindi ad essere autrici dei programmi, ad essere anche, che ne so, cameraman, le cose probabilmente avrebbero un altro punto di vista. Magari quindi, il perizomino leopardato lo diamo a un bell'uomo. Ma non è che io ci tenga qualche a morte, tronista. Non si sa mai che cosa venga fuori. Però diciamo anche vero, ma io non voglio neanche demonizzare la bellezza femminile, non credo neanche che sia corretto pensare che per esempio la bellezza femminile possa essere un problema nella televisione. Ci deve essere, come ci deve essere qualsiasi forma di bellezza. Il problema è che negli ultimi anni noi abbiamo visto la bellezza femminile come assolutamente un oggetto di passivo, che non ragiona e che non fa niente. E abbiamo visto solo questo, Francisco Sedda. In particolare, cosa differenzia le donne all'interno della rivoluzione, le donne sarde rispetto alle altre donne? Purtroppo questo ancora non lo sappiamo, non l'abbiamo stabilito, perché le fonti che abbiamo sono scarne e non ancora studiate. Ripeto, come ho detto appunto dall'inizio, noi speriamo, anche perché una cosa che non ho detto, questo convegno ha anche un piccolo finanziamento della Regione Sardegna, quindi per noi faremo una pubblicazione degli atti di questo convegno, rappresenta proprio un primo mattoncino. Da qui poi speriamo che, come dire, ci siano donne e noi stesse dell'associazione che prendono stimolo e partano per poter approfondire qual è l'apporto, di cui noi siamo certe, perché poi nell'Ottocento vediamo che ci sono donne che rivoluzionano determinate cose, ma soprattutto nella prima metà del Settecento abbiamo una figura come quella di Francesca Sanna Sulis, che rappresenta una figura di donna imprenditoriale unica in Europa, sarà praticamente anche tra l'altro la prima stilista, proprio per riallacciarci alle questioni della bellezza. Quindi, come dire, sicuramente c'erano già le basi perché questo sia avvenuto. Va benissimo, grazie. Niente. Due bellissimi servizi, ma mi chiedo, dobbiamo parlare sempre di politica o parliamo anche di qualcos'altro? Di che cosa? Parliamo di calcio. Di calcio, mamma mia.
Abbiamo avuto una sconfitta, insomma, con la Juventus, però mezza Sardegna è contenta perché la Juventus ha superato l'impasse e ha vinto lo scudetto. Tra le altre cose, l'altro ieri sera c'erano caroselli in città per la vittoria della Juventus. Ma io queste cose le capisco meno. Anche io sono cuore rosso blu, punto e bianco e nero, insomma, di Aic. Comunque, tanti auguri alla Juventus per il suo trentesimo, se non sbaglio. No, sono 28, ah, dicono che sono 30. Io volevo punzecchiare. Ventottesimo scudetto, mentre invece ancora nelle pagine dei quotidiani di tutto il mondo si parla, anzi soprattutto quelli italiani, di calcio scommessa. Presidente del Lecce sospettato di aver truccato il derby col Bari. Andando avanti, vediamo che a Sassari c'è stata una rapina in una gioielleria. Sono stati legati il titolare e i dipendenti. Insomma, il malessere sociale sta sfociando in queste, diciamo così, manifestazioni di, insomma, di furto, bello e buono, caro Spiga. Vogliamo chiudere questa puntata e dare appuntamento ai nostri amici. Ricordiamo tutti a domani. Tutti i contatti. Allora, ci trovate su Facebook, sia nella pagina del profilo personale che nella pagina fan, su YouTube e su Twitter. Ricordiamo tutti i giorni su Teleregione Sardegna, al canale 111. È semplice, prendete in mano il telecomando e fate 1-1-1. A domani. 14, 14.50, 19.40 e 20.30. Bravissimo. Ciao a tutti.